Ciao ragazzi, oggi facciamo un piccolo test su un iBot S2, monopattino elettrico in moda, molto funzionale e pratico. Io ce l'ho da una settimana. Lo uso quotidianamente anche per andare a lavorare ed ho dato un ritorno molto buono. Adesso poi vediamo tutte le varie parti. Abbiamo l'accensione, tre modalità di velocità. Se vai su zona pedonale, quindi non puoi superare 6 km, 20 over 25. Acceleratore e freno elettronico. E poi abbiamo un freno di emergenza nei casi in cui ci necessitano. Abbiamo due ammortizzatori davanti e dietro, suo cavallettino, luci anche sotto. Per chiuderlo un attimo, premo su questo pulsante. E voilà, in un attimo lo si può portare come trolley o un mezzo pubblico, per dire, o sul treno. Per riaprirlo, pronto per l'uso. Due modello molto prestante e riprende subito i giri, molto divertente. Un po' di vibrazioni chiaramente, sono serpentini e anche bel saltino. Nel salito soffre un pochettino, quindi infatti qui sta mantenendo abbastanza, 20, però diciamo che l'ha portata bene, l'ha portata molto bene. Quando il pavimento è bello liscio è un piacere, una vibrazione, è un piacere. Alti. E che dire, tutto molto bene. Due motori elettrici.